Il Cantiere Internazionale d'Arte si dimostra un evento culturale affermato nel territorio e capace di attrarre un turismo d'élite. È questa la realtà dipinta da dati preliminari dello studio condotto durante l'ultimo cantiere dal team di ricerca guidato dal professor Pierluigi Sacco, coordinatore del progetto per Siena Capitale Europea della Cultura 2019, che attraverso 200 questionari sottoposti a campione tra i 5.341 spettatori dell'edizione 2013 ha quantificato le cifre del successo del Festival Poliziano, dimostrando così il legame con fattori di crescita territoriale e turistica. I visitatori del cantiere sono visitatori che molto spesso vengono da più edizioni, vengono anche dall'estero e mostrano di avere elevati livelli di istruzione e un'elevata motivazione al consumo culturale lento. Sono proprio le caratteristiche che noi vorremmo per tutto il territorio toscano. Risultati che inorgogliscono la Fondazione Cantiere, da anni impegnata nella crescita del festival, che quest'anno ha ottenuto, unica manifestazione italiana, e finanziamenti della Comunità Europea, e l'attuale amministrazione comunale, che ha scelto di fare investimenti importanti nel settore cultura, destinandovi il 10% delle risorse in bilancio. I dati sono molto confortanti, quelli che ha detto il professore, sono molto significativi e credo degni anche di riflessione e anche di un utilizzo a livello anche di programmazione e di investimento. Credo che questo siano senz'altro i punti da cui partire, che in qualche maniera lasciano soddisfatti gli amministratori che in questo mandato hanno investito risorse importanti nella Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte, lasciano soddisfatti gli imprenditori che sono intervenuti, perché una parte delle risorse che noi investiamo vengono appunto, come detto, dalla tassa di soggiorno, e credo che senz'altro, come ho detto prima, questo è senz'altro un buon punto di partenza da cui poter rilanciare un nuovo programma, rilanciare un'attività del cantiere anche nei prossimi anni.